cambia dal DL alla legge di conversione? Cambia che la legge di conversione ci aggiunge un pezzettino, cioè col DL, in qualche modo il DL, diciamo così, congelava la situazione, no? Quindi col regolamento cambierà tutto, adesso avete due linee guida, due decreti, applicateli così come sono e poi quando arrivo a ottobre, novembre, dicembre vedremo che succede. La legge di conversione dice, sì, però ci sono anche, c'è anche la famosa procedura di infrazione, lo sapete, no? Che la Commissione Europea ha avviato il 24 gennaio 2019 contro l'Italia, perché il nostro sistema appalti non è conforme ai principi comunitari. Chi si ricorda quali sono le norme che, diciamo, su cui la Commissione ha molto insistito? Opere di urbanizzazione a scomputo. Vi ricordate? In realtà la Commissione Europea non gli piace tanto il nostro 16 del testo unico dell'edilizia, che consente ancora all'operatore di realizzare opere funzionali al comparto senza diventare stazione appaltante, ok? Poi cos'altro? Criteri di aggiudicazione, prezzo più basso, offerta economicamente più vantaggiosa, e poi ancora? Accendete quello parlato, quello di esclusione automatica delle offerte anomale. Le batterie sono in testa. E poi principi di rotazione. Quindi in realtà la Commissione Europea ha un po' messo in discussione tutto il sistema, anche in parte le linee guida ANAC numero 4, che si occupano di che cosa? Sottosoglia, principi di rotazione e così via. Allora la legge di conversione cosa dice? Però io non posso stare immobile fino a novembre, quindi autorizzo ANAC e MIT a intervenire sui loro atti per rispondere alla procedura di infrazione. Questo cosa comporta? Che ci complichiamo la vita, quindi vuol dire che ANAC sta già lavorando alla modifica delle guide numero 4, speriamo, per rispondere al principio di infrazione, non reiterare, diciamo così, i contrasti. Il MIT dovrà lavorare su alcuni decreti per rispondere alla procedura di infrazione. Quindi vuol dire che anche il transitorio non è stabilizzato, quindi non è più che da qui al regolamento attuativo avremo questi quattro strumenti in più che continueremo ad utilizzare, ma potrebbero modificarceli da qua a là, per poi dirci che li applichiamo un mese, perché poi comunque confluiranno nel regolamento. Non mi sembra davvero una grande semplificazione, eh? Il vero problema quale sarà? Il vero problema saranno le linee guida numero 4, perché la posizione in questo momento ANAC, giudici amministrativi, Commissione Europea, anche il nostro legislatore, è molto distante. Quindi ANAC ha tenuto un po' quella linea, per cui l'affidamento diretto nelle linee guida numero 4 sostanzialmente è scomparso, perché dire che procedo all'affidamento diretto ma posso, non più debbo, chiedere almeno due preventivi non è più un affidamento diretto, è un'altra cosa. Vuol dire che ho dei preventivi che metto in comparazione. Ancora ANAC, linea guida numero 4, applica in maniera molto rigida il principio di rotazione, vi ricordate? Perché cosa vi dice? Che la rotazione si applica non soltanto all'uscente, ma anche a coloro che avete invitato alla procedura negoziata e che non sono risultati aggiudicatari, cioè i famosi 4, diciamo, diversi dal quinto che è risultato aggiudicatario. Questo non è previsto a livello comunitario, perché il principio di rotazione a livello comunitario ha una finalità diversa. Qual è la finalità? Qual è? Evitare il frazionamento, diciamo, artificioso dei lotti, per cui se io ho una fornitura di cancelleria che potrei fare con un accordo quadriennale e vale 220.000 euro o anche banalmente 160, e invece faccio 4 affidamenti da 38.000, lì interviene anche l'Unione Europea e dice no, ti fai un'unica procedura a monte, perché la commessa è identica. E quindi se tu vuoi frazionare per ragioni di bilancio, perché carichi annualmente, lo puoi fare, ma applichi la rotazione, perché altrimenti stai violando il principio di apertura di quella procedura a più soggetti. Quindi non è che tu non puoi
dividere la cancelleria in quattro blocchi da 38.000, però li darai a soggetti diversi, ok? Altrimenti fai un unico blocco e fai una procedura negoziata, aperta. ARA non ci dice questo, no? È molto più estesa e non parla di commessa identica, ma parla di stessa categoria merceologica. Quindi le posizioni sono molto molto distanti. E anche il Consiglio di Stato, nel parere che ha dato sulla linea guida numero 4, si è invece uniformato ai principi di natura comunitaria. Quindi cosa succederà? Se ANAC si uniformerà a quei principi, dovrebbe ammorbidire i principi di rotazione, dovrebbe far ritornare l'affidamento diretto, quello che è un affidamento diretto. Se invece non lo fa, vivremo ancora, diciamo, con questo contrasto di fatto fino al regolamento attuativo che poi prenderà una posizione netta sull'una e sull'altra cosa. Il problema in parte, come dopo vedremo parlando del sottosoglia, ce l'abbiamo già, perché in realtà il 36, come modificato la legge di conversione, comincia a essere un po' distante da quello che ci dice Anna, che è la linea guida numero 4, e il 36 modificato è norma di legge. Quindi già adesso, se dovessi seguire la linea guida numero 4 ante modifica del 36, qualche problema operativo potrei avere. Di cosa si occuperà il regolamento attuativo? Prima abbiamo detto quali sono gli atti attuativi che eliminerà, vediamo le materie che toccherà: nomina, ruolo e compiti del RU, progettazione e verifica del progetto, sistema di qualificazione, procedure sotto soglia, DL e DEC, tutte le norme di esecuzione, diciamo in termini generali, compreso collaudo e verifica di conformità, affidamento di servizi ingegneria e architettura e lavori che riguardano, i beni culturali. Che cosa notate guardando questo elenco? C'è qualcosa che notate? Io noto che se in realtà lo leggo con attenzione mi viene da dire che va a toccare anche argomenti diversi da quelli delle linee guida numero 3 e 4 che sono state abrogate, ma toccati anche da altre linee guida, giusto? E se io guardo la norma transitoria, che cosa mi dice? Mi dice che nelle more dell'adozione del regolamento restano appunto in vigore linee guida da adottare in attuazione delle disposizioni, in quanto compatibili con il codice e non oggetto di procedura di infrazione. Vuol dire che anche successivamente, se io avrò una linea guida ANAC non formalmente abrogata, poi vi dico qual è la 1 ad esempio, che si occupa dei servizi di ingegneria e architettura, ma rispetto alla quale il regolamento disciplinerà la materia, è ovvio che se il regolamento disciplina quella materia in modo difforme, io quella linea guida numero 1 non la potrò applicare più, anche se a differenza della 3 e la 4 non è stata formalmente abrogata. E questo adesso poi lo commenteremo velocemente, varrà per altre linee guida, quindi non c'è chiarezza. Quindi io potrò avere dal punto di vista formale delle mie guida che possono ancora esistere, però in realtà se quella materia sarà disciplinata dal regolamento, applicando la norma che abbiamo visto prima, di fatto quelle mie guida diventeranno incompatibili con il regolamento e quindi non potrò applicarle più. Ma mi porrò spesso un problema, no? A dire ma c'ho anche la linea guida, cosa faccio? Non l'applico, sono sereno, ma era vincolante, ma c'è il regolamento, ma chi me lo dice? Non lo dice nessuno. E quindi ci sarà magari il problema di un contrasto, appunto.